Disney Jack, faccio nel culo, come al solito. Oggi cosa faremo? Lezione di culinario, metti il tuo culo in aria. No, non è vero ragazzi, non fatelo. Soprattutto perché è schifo. Dobbiamo cucinare con tutta sta sporcizia. Oggi cosa faremo? Appunto? Oggi facciamo le ciambelle. L'Ippocamp Edizioni mi ha inviato questo libro, Unicorn Food, dove ci sono tantissime ricette fighissime di ricette arcobaleno. Ricette colorate. Io ho segnato i punti salienti e oggi faremo le donut blu. Iniziamo subito. Io ho paura. Io spero che mi riescano. Uno, perché io adoro le donut, cioè proprio che le adoro. Tu ce l'hai il forno in casa per cuocerle? Guarda che sono fritte le ciambelle, Snidex. Ah, cioè, ma guarda che fra un po' tocca andare male. Tu vuoi mangiarti le ciambelle fritte? Io voglio andare male. La panza? E la prova costume? Mi fa schifo il mare. Il primo step c'ho scritto di mettere 150 grammi di farina. Allora, io ho preso questa di tipo Oh! Perché sennò ce n'era una che si chiama Oh. Però essendo una vera romana del centro di Roma, Oh! È più lungo. Ho detto Oh! E quindi ho detto sì. Dato che non ho una bilancia, che insposabile. Perché io sono della bilancia, ragazzi. Quante bilance ci sono in questa casa? Una. Faccio solo per una bilancia. Prenderemo 140 grammi che ho cercato su internet, che equivale a tipo un po' di bicchiere. Tre quarti circa. Ma vabbè, tanto facciamo un po' a occhio, facciamo un po' ad ai, che ce frega. Ma le regole sono per gli sfigati. Madonna, veramente, quelli che rispettano le regole. Babà, la canna. Famo così? La canna. Wow. Wow. Ragazzi, guardate questa farina. Quella è acqua tiepida in un osceno bicchiere. Ricevete il lievito di birra, versate l'acqua tiepida. Abbiamo già sbagliato tutto, non dobbiamo mettere. Non abbiamo sbagliato, tranquilla, non ti preoccupa. 3 grammi. 3 grammi saranno tipo, che ne so. Come fai a sapere come sono 3 grammi? Non lo so, sto a fa' occhio. Oh! Lo sbricioliamo così. Prendo un cucchia. Dai, c'ho sto cucchia. Fatto, l'ho sbriciolato, guarda, funzionato. Io te la verso piano piano. Meglio piano piano che violino. Inizia a girare, vai. Con più veemenza. Devi essere più veemente con due E. Demente, più demente. Ah! T'avevo detto. Sembra che qualcuno ha sbrattato nel mio piatto. Ho scritto di fare una palla. Questa non mi viene una palla, mi viene. È un attimo, fallo secchiare. Secondo me un altro po' di farina. Sì, pure secondo me. Poi non lo so, vedi te. Serve a fari. I fari da macchina. Ho fatto il tagliando l'altro giorno. Minchia, un po' più fari, grazie. Fai sta palla. Famo sta palla. Immagino di doverla lasciare lievitare. Quindi ci vediamo tipo fra un'ora sì. E 2000 anni. La metto a lievitare. Abbiamo aspettato un'ora e questa roba a me non mi sembra cambiata di una virgola proprio, però ci fa. Si è ingrossata, se ti damo. Si è ingrossata, dici. Adesso cosa dobbiamo fare? Allora. Non lo so, motivi di te. Mettete la pasta in un'insalatiera. Questa è un'insalatiera, eh. Lavoratela con i pugni. Ma io non voglio lavorarla con i pugni. Mi sa che dobbiamo lavorarla con i pugni. E poi aggiungere un cucchiaio di latte. Se incorporate il lievito naturale sbriciolato, poi lo zucchero, la farina, i tuorli e il sale. I tuorli, quella è il rosso o il. È il rosso. Ok, io inizio a dividere i tuorli. E allora provo a prendere a pugni questa roba. 4 tuorli. Oddio, mi stavano a cadere le ova. Gli ovi. Io prenderò a pugni questa roba. Ma sei sicuro? Assolutamente no. Come faccio a dividerli? Devi romperlo a metà. Tieni, brava. Devi tenere il tuorlo dentro l'uovo. E sei mongofocia. Aspetta, ripesco. Dai, tuorlo. Madonna, Livia, se rompi il tuorlo rido. Ok. Ok. Una tecnica strana tutta tua. Brava. Vuoi che lo faccio io? Tu prendi a pugni. Perché c'è una piuma? No. Pensa che quella piuma è uscita dal culo della gallina. Schifo, ragazzi, c'è una piuma sul mio uovo. Poi devi aggiungere un cucchiaio di latte. Ma non cambierà troppo, cioè. Incorporate il lievito. Ti mettici la punta del lievito. Poi lo zucchero. Zucchero fino, perché quello grasso non ci piace, ragazzi. Ti metto un po' di zucchero. Devo finire di fare il mio lavoro da tuorlo. Nel frattempo modello la pasta. Te me, mi sembra mucciolo. Ma poi è vero che fa le strati se le mangiano la mattina. Sì, tipo se le bucano con l'ago sotto e poi le ciucciano. Ma davvero? Te lo giuro, l'ho visto fare io, l'ho visto fare davanti a me. Brava! Tranquilli ragazzi, lo ripeto. Lì piace la tecnica. Don't worry guys. Ma quanto brava sei. Hai visto? Mamma mia, ragazzi. Sembrano pesche sciroppate. Ma butta le pesche sciroppate qua. Dopo stamano ti faccio una bella carezza. No, lavorate la pasta per 3 minuti. Dovrà essere molto liscia. Però perlomeno sembra quella che fa mia madre. Tua madre fa le donuts? No, però in generale quando fa l'impasto c'ha più o meno la stessa consistenza. Ma dopo quanto è giallo? Mi pare il sole, mi pare. Ah, guarda quanto è giallo. Tocca aggiungere il burro. Erburo.
burro, sta qua il burro. Mettiamo pure un po' di sale. Mettici un po' di sale. Sai perché si mette il sale dentro i dolci? Per far contrasto. Ma, esatto. Non lo so poco io perché si mette il sale dentro. Per far contrasto, perché sennò è troppo dolci. Ah, allora dici quando sgari con lo zucchero ci cioè metti il sale, allora, così bilanci. Questo, come ti piace mettere la mano in sta roba? Ah, sì, cazzo, sì, spiede. Video sullo slime. Ragazzi, sentitelo, sentitelo slime, guardate, guardate. Scusa, scusa, sto facendo il mio ASMR, poi tu sei zitta, grazie. Mi siete rilassati. Squiscioso. Squiscioso. Formate una palla e rivestitela con la pellicola. Ma non bisogna farlo crescere un'oretta? Però bisogna prima formare una palla e rivestirla con la pellicola che non ho. Comunque sappi che l'ho appena assaggiato e non è niente male. Come va la gente a trovare relax nella cucina? È impossibile. Forse ha gli utensili adatti. Ma lo vedi che è tutto appiccicoso. Guarda, allora ci aggiungo altra pari. Così deve essere. Oh, ci piace. Voto? 1000. No, 10. 10? Perché? Ho detto 1000. Ma il voto è 10, da 1 a 10. Io dico da 1 a 1000. Mi piace esagerare, cioè. Scollami sta roba dalle mani, vai. La forza. Secondo me va messa altra pari. Livia e la pari. Mischia, non mischierò io. No, no, con quel coso non mischierai tu, fermati. Così va benissimo, vedi? Vabbè, dai, ora basta. Ora lo dobbiamo far lievitare un'altra oretta. Secondo me c'è qualche problema. No, è giusto, ma perché dici che c'è qualche problema? Perché non è la palla. Oh, dammi un attimo, ma cosa? Se vai da Decathlon e ti vendono questo, come reagisci? Scusa, con cosa lo copriamo? Lo coprirò con questo. Come si fa? Così. È raddoppiata. Bene, è passato un'ora. Non lo so, dice che dovrà essere raddoppiata. Raddoppiata. Io te l'ho detto che era troppo molle. Livia, ma è chiaramente raddoppiata, non lo vedi? Guarda, se non ci riescono manco le donut, io vi giuro. Sono di quello che verranno benissimo, allora, prendi la carta forno. Dividetela in palline della stessa dimensione, 30/40 grammi. Formare un buco al centro con un dito e ingranditelo. Devo ingrandire il dito, non ho capito. Sì, devi farlo diventare più grande. Per ottenere la forma classica dei donuts. Bella sta teglia. Ma mi fa tutto sotto le unghie. Così, una volta che c'hai le mani piene di farina, quando tu prendi questo, in teoria non ti si incolla. Secondo me c'è qualche problema. Io ci provo. Ma è mollissimo. Allora, io ho fatto una palla, adesso con il dito faccio questa cosa. Guarda che bella palla mi è venuta. Come hai fatto? Perché le viene a me? No, non ho capito. Forse perché io volevo le mani unte. Senti, hai fatto meglio di farlo. Perché te non si incollano sulle mani? Perché ho le mani antiaderenti. Io ho le mani invece appiccicose. Perché te le stai ciucciando? Che schifo. Ma lì vi vengono bene. Perché gli viene tutto bene, mi viene tutto male. Allargale un po', falle belle ciccione. Così? Ma sì, sembra un seppolo di San Giuseppe, però perfetto. Bisogna amalgamare bene questi ragazzi. Non sono proprio tonde, ma... Gli è fatica la vita da bomb. Da bomb, da bat bomb. Abbiamo fatto 8 ciambe proprio pregi, adesso dobbiamo aspettare mezz'ora affinché si vadano bene, non lo so. Bene, è passata mezz'ora, vediamo ste ragazze. Un po' più toste. A me sembrano uguali a prima, no, però. Un po' più tosse. Brave ragazze. Dobbiamo mettere l'olio nella padella. Friggi facile. Speriamo sia davvero così facile come ci promette l'etichetta. Ne mettiamo tanto così le accogliamo ben bene. Aspettiamo che questo ragazzo si riscaldi. Lo senti? Fammi sentire. Mamma mia, è proprio pronto. Ops, l'ho un po' deformata. Aiuto. Complimenti, hanno anche un buon odore. Sembra quell'odore di sagra di fritto. Io questo lo levo e faccio un bel tappeto di carta da culo per accogliere le nostre ragazze, no? Perché ovviamente uno non ce l'ha. Lo Scottex. È finito lo Scottex. Noi scoliamo le cose sulla carta da culo. Sono delle cazzo di scamorze. Oh, guarda quanto sono grosse, proprio ciccione. Io voglio quella al centro. Certo. Minchia, guarda, ma proprio gustoso. Ti dirò, sono fiduciosa. Anche io. Sei stata veramente brava, complimenti. Che hanno queste bolle strane, tipo schiumetta. Ma è normale, ma non hai mai fritto io. Mi sono appena lavata i denti. Ben cotte, ci piace, così siamo sicurissimi che dentro siano cotte. Ora dobbiamo fare la glassa. Il Libero dice un albume, 250 grammi di zucchero a velo e un goccio di limone che noi ma non sei abbiamo. Ma sei un goccio? Un goccio. Solo che noi il limone non ce l'abbiamo. Vai, vai, butta tutto. Allora, dobbiamo un po' di albumo. Allora, ne metto un po'. Ok, va bene così. Gira, gira la ruota. Guarda, non ti dico sembra. Dai, il color lo metto io però. Certo. Io la situazione. Sei tu l'esperta, vai lì. Molto brava. Vedo che l'hai migliorata la situa, grande. Questo è blu. Che buono. Che figata. Sembra lo spazio. E infatti si chiamano donut cosmici. Wow. Cioè, la finestra è aperta, sono sicuro che chiunque la stia sentendo in questo momento. Glaffa. Oddio.
Devo dire che il tuo modo di distribuire la glassa è pressoché artistico. Lo senti, non sono un master chef. Come no? Sì, ma questa glassa, cioè, se ne sta andando. Viene assorbita in quanto zucchero. Diciamo che forse poteva venire meglio, eh. Sì, all'inizio è carino, però poi dopo si sfrocia un po'. Dai. Oh, che belle le nostre ciambelle. Ci sono venute proprio bene. Aspettative contro realtà. Vabbè, senti, direi che devo fare questa glassa. No, ecco, ce n'è un'altra. Perché non hai messo? Perché me la stavo mangiando. Questa piccoletta qui. Ok, potevano uscire in modo migliore, ok? No, ma sono belle così, ma no, buonissime. Troppo amore, Livia. Troppo amore ci hai messo. Mi piace il fatto che siano immerse in un lago cosmico più che lo spazio. Ma sai che cos'altro c'hanno? Lo spazio. I glitter. No, c'ha le stelle. Mettiamone un po' di stelline. Wow. Io le metto tipo sale. Tu scendi dalle stelle. Livia, è inutile che continui a parlare. Siamo stati bravissimi. Cioè, guarda che capolavoro. Sono un po' verdi però. Sì. Te le compreresti? No. Come no? Sono troppo brutte. Ora metteremo questa bellissima cosa in frigo per farla asciugare un pochino. E ci vediamo tipo tra 10 minuti. Le abbiamo tirate fuori dal frigo. Sono venute carine. Da, oneste, cioè, nel senso, oneste, sono venute bene. Non come nella figura, però. Però per le nostre abilità noi non sappiamo fare niente. Siamo youtuber, quindi non è vero, potete. Non un sacco di cose. Assaggiamole. Mamma mia. Mamma mia, baba. Mi piace, sono anche cotte dentro. Questa mano, ti stanno rubando la gamba. Oh, oh. La glassa non è ancora del tutto secca, però ci sta, è buona. Ma non bella, è top. Brava Olivia, la fritta è proprio bene. Grazie, un po' bene. Sto sparosa. Provateci anche voi a casa, se vi vengono bene fate una foto. Io ringrazio Ippocampo Edizioni per avermi inviato questo libro. Devo dire, per principianti ha funzionato. Cioè, perché come vedete sempre, se a me le cose di cucina non riescono. Eppure, grazie a queste ricette facili, ci sono riuscita. Vi lascio il link giù in descrizione. Niente, ottime, molto buone. Devo dire, ragazzi, poi se ci sono riuscita io, cioè, può riuscire chiunque. Esatto. E quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao. Ciao.